Ciao ciao, ciao a tutti. Oggi vi voglio leggere il messaggio che ieri la compagna del nostro ex sindaco, attuale vice sindaco, ricoverato in provincia di Como per coronavirus, anche lui, la sua compagna appunto ha voluto scrivere, sia come ringraziamento a tutte le persone che le sono vicine, sono loro vicine in questo periodo, sia anche per mandare un messaggio, prima di tutto una testimonianza della loro esperienza. Lui sta ancora lottando comunque. E poi per dire che tante volte è la spinta dell'amore quella che aiuta tantissimo in certe battaglie della vita. Ve lo voglio leggere immediatamente. Carissimi amici, sto ricevendo tanta forza, tanta energia dai vostri messaggi e vorrei ringraziarvi ad uno a uno, ma a volte non ho tutti i contatti e chiedo quindi di condividere questo messaggio affinché raggiunga più persone possibili. Affrontare il coronavirus non è un problema solo medico. Già questo solo fronte per la sua aggressività sarebbe già sufficiente per ritenerlo un nemico agguerrito, ma questo mostro è ben peggio. Agisce dentro la persona e gli dà input da autoannientamento. Dice al corpo che non ha bisogno di mangiare né di bere, toglie o altera i sapori, spacca in quattro lo stomaco e la testa a stilettate. Senza parlare delle medicine salvavita ritenute veleno. Agisce assicurando al corpo che questo è il suo bene e lo sfracella senza ritegno. Così è successo a Claudio nel giorno in cui ho cercato di nutrirlo, idratarlo a casa, curarlo con tutto l'amore possibile mio e dei nostri figli. Ringrazio la dottoressa Giovanna che ha compreso in tempo che la casa non gli avrebbe assicurato quelle cure che gli erano necessarie e ha chiamato il 112. Io non ho parole per esprimere il mio ringraziamento e riconoscenza al personale della Croce Rossa che ha permesso a Claudio di scendere con le sue gambe, intuendo quanto fosse importante per lui. E non ho parole per esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale dell'ospedale, e qui cita il nome dell'ospedale, che lo ha preso in carico da mercoledì 18 e ora per ora, giorno per giorno, combattono per lui contro il mostro. Dico per lui perché il mostro anche lì agisce e continua a lavorare subdolamente, incoraggiandolo a mollare, a rifiutare le cure, a non reagire. Ma qui interveniamo noi a tenerlo stretto alla vita e qui intervenite voi a tenerlo stretto alla vita. È l'amore. Questo può fare la differenza per lui e per tutti quelli che come lui stanno combattendo. Claudio è stabile e in questo momento è una conquista. Claudio, a modo suo, lancia segnali di combattività e anche questo è un segnale di incoraggiamento. Grazie con il cuore, grazie da parte di tutta la nostra famiglia, grazie da Claudio. È un messaggio forte, molto forte, che racchiude in sé. Non voglio dire la disperazione, no, non è la parola giusta, racchiude in sé tutta la difficoltà, la durezza di questa battaglia, ma nello stesso tempo chiede che non venga mai meno la forza dell'amore, la forza del sostegno, della condivisione, del supporto, anche se non fisico, perché sapete benissimo che non si può stare vicino a un malato di coronavirus. Però anche a distanza, e io questo l'ho sperimentato anche nei confronti dei nostri amici che sono stati anche loro in isolamento in ospedale, adesso ne stanno venendo fuori, però hanno detto tutti loro, scusate, hanno detto tutti loro che hanno sentito quasi fisicamente il supporto della vicinanza degli amici, dei messaggi di sostegno, delle parole non dette anche a volte, perché basta magari per chi appunto riusciva ancora a tenere in mano il cellulare, perché le forze mancano talmente tanto che non si riesce a tenere in mano neanche il cellulare. Bastava un
una faccina sorridente, un cuore, un qualsiasi segno per sentirsi supportati. È una prova veramente difficile quella che stanno affrontando tantissime persone. In questi ultimi 2 giorni ci sono stati dei piccolissimi segnali di flessione, però non è finita, è ancora lunga. Noi continuiamo a stare bene, preghiamo tanto. Io non sono mai stata una praticante, sono sempre stata convinta dell'esistenza di Dio. Io prego a modo mio, prego sia con le preghiere tradizionali che così come se fosse un colloquio personale con Dio, però non sono mai stata una, diciamo, molto costante. Ecco, però in questi giorni ho riscoperto il valore della preghiera fatta insieme. Ad esempio, nella nostra parrocchia le messe vengono trasmesse in streaming. Io che non vado mai a messa, lo dico proprio così spudoratamente, non dico tutti i giorni, ma quasi, mi è di conforto sapere di condividere con i miei concittadini quella mezz'ora di preghiera tutti insieme davanti a uno schermo. Però si sente questa vicinanza, credetemi, si sente per davvero. Magari chi non crede può trovare altri modi per sentire il supporto degli altri, la vicinanza degli altri, la solidarietà. Quello che dicevo in un altro video, la compassione, che non è la compassione così, no? Intesa in modo malevolo, ma proprio il patire con percepire empaticamente le sensazioni degli altri. E andiamo avanti con questa lotta tutti insieme. Chi la sta affrontando sul suo corpo, sul suo fisico, chi la sta affrontando perché ha un parente, un amico, un collega che sta appunto affrontando questa prova e chi semplicemente non ha, fortunatamente non subisce in prima linea questo mostro, come l'ha chiamato la mia amica qui, Elisabetta, ma basta accendere la TV, la radio o internet per rendersi conto dello sfacelo che c'è intorno a noi, ma non dobbiamo perdere la speranza. No, non la dobbiamo perdere mai. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Scusate se la mia voce è tremolante, ma non sto bene, non ho niente alla gola, ma forse perché quando mi emoziono, quando sono preoccupata per qualcosa, la prima cosa che mi succede è appunto un abbassamento di voce. È più una cosa qui, perché parte tutto da qui, lo sapete, no? Tante volte i problemi. E così quando sono in uno stato di preoccupazione più che di ansia, di agitazione, e chi non lo è in questo periodo, mi succede questo, la mia voce diventa un po' ballerina, ma sto bene, ripeto. Io vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!